Noi. Io sono Ale. E io sono Balo. E questo è un nuovo video. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale, ma soprattutto in Escandalo, che fino ad oggi è stato un escandalo solidario e finalmente la legge ci ha consentito di ricongiungerci con i nostri congiunti. E sono qui con le mie congiunte. Cioè, tu stai già mangiando? E insomma, siamo qui riuniti nel sacro vincolo del gossip, come direbbe la nostra amica Ale, appunto per parlare degli scandalo di questo mese, che non sono stati tanti in realtà, soprattutto in Italia, ne sono successi pochi, però belli succosi, perché oggi parleremo di Doja Cat, Lana Del Rey e di un sacco di shade che ha lanciato, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. No, questa è la mia maionese, Ale. Mi se non la smetti di mangiare, mi sento questo. Succede. Jeffree Star e Jeffree Star Cosmetics e Ale Hilton. Ho fatto un bel casotto lì a fronte. Esatto. Ragazzi, il volgare di avere il McDonald's, il KFC. Yala. Yes. So iconic. E direi di partire con Doja Cat. Allora, raga, sostanzialmente quello che è successo è che bella situazione, un po' controverso, però. Esatto, è super controverso. Ovviamente è uscito fuori materiale video, direi che praticamente nel 2015-2016 era 16. Su TinyChat, che è un sito di conferenza video dove la gente va e sta in webcam e parla, si dice, corre voce, che in queste chat che lei frequentava ci fossero soltanto white supremacist, quindi raga, razzisti americani, cioè del Sud America, queste situazioni di fascisti americani, e lei andava su queste chat ad autorizzare la gente a chiamarla the N-word, quindi capito, si è creata tutta questa mega controversia di situazioni di razzismo, di anti-blackness, di lei che odia la sua razza, quindi... Raga, c'è una situazione di un overwhelm, questo cibo non so cosa mangiare. Ma guarda, sto mangiando un po' di quello, un po' di quello. Non te prendi il filetto fish per prima. Hai ragione, amore. That's the tea, bitch. C'è proprio lei che rinnegava il fatto di essere... Dark skin. Non è che lo rinnegava, diciamo che non lo accettava, che esatto, lo odiava. Oltre questo, appunto, diceva anche delle frasi riguardo all'omosessualità, ossia stop being a faggot. Thank you. Cioè, smettila di essere un... Quindi si è creata tutta quanta questa situazione. E ovviamente quando l'abbiamo scoperto eravamo tutti quanti lì a capire perché è nato l'hashtag Doja Cat is over party. E lei tipo con... Ma soprattutto si sono lucide le facce. Vediamo che nonostante questo così non stesse perdendo neanche una, cioè rimaneva sempre dello stesso numero. Ed è strano quando, cioè, soprattutto in America, quando succedono queste cose, c'è la cancel culture, che è questa cosa che ovviamente tu fai una cavolata, ti cancellano la carriera. Esatto. Vedi loro lì, vedi Menu e Mue. Esatto. E quindi non capivamo. I membri della beauty community, peraltro. Hanno fatto un your next batch. E quindi raga, tutto questo casino, vediamo, cioè non capivamo come fosse possibile che lei, raga, voglio sapere il momento di Ale che si mangia sto filetto fish. Raga, voi dovete sapere che il mio panino preferito del McDonald's è literally, io ogni volta che vado al McDonald's ci metto, è tipo come se fosse un ristorante, ci metto mezz'ora per farmelo, raga. Pagnotta perfetta. Ecco, quindi mi credo, sembra proprio Photoshop. Me la vorrei truccare, per Ale Hilton. Adesso direi di tornare a noi, al nostro spettacolo. Back to Doja Cat. Tutta quanta questa storia, due giorni è nato di nuovo l'hashtag Doja Cat we are sorry. We are sorry Doja Cat, yeah. Doja Cat is not over party. Cioè non abbiamo capito neanche come sia passato da lei che fa tutte quante queste affermazioni. No, siamo, lei ha fatto una diretta. Ah, lei ha messo anche il video su Instagram. Sì. In cui appunto faceva le sue apologies. Praticamente lei si è messa lì e ha fatto una di quelle apologies belle lunghe, comunque sentite di cuore, e la gente l'ha ritenuta comunque un'apology genuina, era credibile comunque, quindi hanno deciso di darle il beneficio del dubbio e di scancellarla, ragazzi, come si dice? Secondo me è semplicemente che lei è in questa bolla di fortuna, anche perché è il suo momento, cioè lei è proprio letteralmente scoppiata adesso. Tu ti immagini essere cancellata nel tuo momento di anche più alto? Spezzando una lancia a suo favore, perché anche noi quando eravamo piccoli avevamo pensieri diversi, abbiamo fatto delle cavolate di questo genere in cui diciamo delle frasi magari infelici o delle cose brutte, non di questo tipo, onestamente non mi è mai successo, però sicuramente abbiamo fatto anche noi i nostri errori. Il problema è che lei era una persona più che adulta quando l'ha fatto, quindi volevo spezzare la lancia fuori, sono uscito. Però ovviamente quando diventi una persona di successo e diventi una figura pubblica,
tutti i tuoi errori del passato tornano, sono di dominio pubblico. Cioè, guardate raga, Jeffrey una volta veramente al mese riesce fuori un tweet che ha fatto nel 2014 e succede il putiferio. Quindi quando cresci davanti agli occhi di tutti, la gente poi gli prende anche la curiosità. Andiamo a vedere nel 2012, nel 2015 cosa postava questa persona. Ed è lì che tutti noi divengono al pettine. Mi chiedi cazzo pieno come un uovo. Non ti sei ordinato 5 donut. Aggiungimelo un'altra! Ma andiamo avanti con il prossimo scandalo. Andiamo avanti poi parlando invece di Lana Del Rey, raga. Lana Del Rey. Eccoci. Da dove cominciamo? Allora, Lana Del Rey, che è lo scandalo più grande di tutta questa storia, raga, che Marina l'abbia unfollowata, eh? Sì, raga, Marina Del Rey ha unfollowato Lana Del Rey e adesso vi spiegheremo il perché. Praticamente Lana Del Rey ha fatto un post su Instagram, nelle storie di Instagram, in cui ha scritto, raga, letteralmente un papiro, cioè ha scritto una marea di roba contro determinate artiste. Ha fatto nomi, eh? Ha fatto i nomi perché ha parlato di Doja Cat, Ariana Grande, Beyoncé. Ariana Grande l'ha nominata, no? Sì. Poi dopo ha fatto il nome di FKA Twix, Megan Thee Stallion. Mamma mia, tu ce l'hai detta tutta. Tutte quelle che stanno nella top 1 adesso, ti ricordiamo. Cioè, sei proprio lamentata, tutte quante queste donne parlano di oggettificazione del corpo. Oggettificazione del corpo, comunque si mostrano in un certo modo nei video, mezze nude, che ballano in certe posizioni. E lei invece viene criticata e odiata perché dicono che lei fa glamorizza l'abuso, rende glamour l'immagine dell'abuso con le sue canzoni, dove parla di Dari, dove parla di essere totalmente sottomessa a questo uomo che la controlla. Però ho letto anche che lei si è lamentata del fatto che gli dicono che le sue canzoni sono troppo depresse, tipo. Però contro questo messaggio sinceramente a me mi ha fatto spaccare, perché il modo in cui l'ha scritto è stato un po' proprio period. Però diciamo che pur lei è un po' cagato fuori dal vaso. Troppo vittimella, troppo perché voi sì e io no. Poi ragazzi, ovviamente anche questa storia c'è la connotazione del razzismo, sempre. Perché ovviamente tutte quante le artiste che sono state nominate sono nere. Però non si è nominata Ariana Grande. Ariana Grande non è nera. È l'unica che non è nera in 10 nomi che ha fatto, no? Per uno. Sì, però io non ci credo in questa cosa. Però credo che sia una casualità, cioè. Ma amo il video di National Anthem, amo il protagonista del video è nero. Di che stiamo a parlare? E comunque amo la storia del presidente John F. Kennedy, amo, era bianco. E lei l'ha fatto nero nel video, Esatto. Allora, secondo me lì lei un po' ha avuto torto, perché ok, oggettificano il corpo femminile, però comunque in realtà è un lo empowerizza. Certo, è un messaggio di female empowerment, di oversexualization, però io sono padrona del mio corpo, io sono, esatto, sono sexy e sono confident, è un messaggio. So quello che faccio. Esatto, a mio avviso è un messaggio bellissimo, quindi ritorcerlo e metterglielo contro, usarlo a tuo favore, una cosa che poi non c'entra niente. Poco elegante, perché, ragazzi, poco elegante come mossa, direi. Da Lana Del Rey proprio non te la specchi, perché è sempre pacata, chicam, no? Il corso è che lei ha nominato Lena Grande, ci ha fatto anche una canzone insieme con lei, con Miley Cyrus. Infatti l'hanno followata. Davvero? Ariana l'ha followata? Ariana non l'ha followata. L'ha followata Ariana? Sì, ma zucchero. No, ma la foglia di tutta questa situazione? Mi dispiace un sacco, perché io adoro Lana Del Rey. Anche io. In ogni caso, ora io chiuderei il discorso con I agree. È stato un po' esagerato, però se la poteva risparmiare. Se la poteva risparmiare, ma la cosa del razzismo, raga, secondo me non c'è da capire. Cioè, se mi è tipo la gente tipo per darle contro, esatto, ha aggiunto questa cosa. Perché esatto, si sa appunto che quando si tratta di alcuni argomenti, soprattutto in America, raga, molto sensibile. Ma raga, là ti distruggono. Anche là ha fatto un video di apology, ha fatto una IGTV di 6 minuti dove ha... Non l'ho vista quella, anche non c'avevo voglia. Anche il suo abbastanza credibile come quello di Doja Cat, dai. Guardala, è arrivata l'altra gattina. Dove? Lo so. Amo! Che succede? Ti lo sento odore del me. Mamma, starà impazzendo a sentire il suo odore. Ma che fanno? Che succede? Proseguiamo con un prossimo scandalo. Va bene, amo, dai, solo per te. Dai. Passeremo un attimo all'Italia. Cosa mi proponi dall'Italia? Io ti propongo una bella Rodriguez. Tu mi fai cosa mi dai? Don Crispy. Amo, un 8-10, grazie. Allora, era un periodo un po' che si vociferava e si chiacchierava Glenn, di Stefano, e non si capiva un po', perché vociferavano appunto che si fossero lasciati, che fossero in crisi, eccetera eccetera. Praticamente lei l'altro giorno ha caricato un IGTV. Si vedeva in questo che succede?
scriveva in questa IGTV che lei era emotivamente provata. Non so se l'hai visto. Sì, ho visto una linka tua. Cioè, aveva letteralmente gli occhi lucidi. E il discorso è che io penso che a questo punto sia vero che lei sia in crisi. Che succede? Ragazzi, sono fatta dal pollo. Ecco. Vabbè, fatto sta che Belen. Fatto sta che Belen, appunto, amo, cos'è che ha combinato? Lasciata. Non ha combinato nulla, si è lasciata. Esatto, allora, che si sia lasciata o meno, lei non ha detto niente. Lei nel video. Alluso. Allegedly. Esatto. Allegedly amo. E che in realtà la gente poi si sia tipo lamentata con lei perché ha visto che andava fuori nei ristoranti e ha voluto dire il fatto che semplicemente era molto giù di morale e la sua famiglia l'ha portata fuori a bere un bicchiere di vino come è normale che sia. E il discorso è che ha letteralmente messo la faccia una cosa che secondo me neanche, cioè, ho detto è giusto anche perché io vivo di questo ed è normale che si faccia del gossip, che si dicano cose, che io finisca sui giornali, lo devo accettare perché è la mia vita, è il mio lavoro, probabilmente non fa mai piacere, soprattutto se stai vivendo un momento delicato della tua vita, sei costretta magari a leggere cose che non neanche sono e delle quali vieni accusata o che vengono dette cose, una madre di famiglia, è un essere umano, esatto, c'è cioè, sempre un limite a tutto, a tutti gli argomenti, a tutte le critiche, a tutte le voci, a tutti i gossip. Ricordate lo Scott Exame. E chissà. No, cioè. Amo, sono pieno. Zucchero. Ma non le toccate. Chi ne vuole uno? Raga, sì. Ma guardate quanto sono grossi i miei. I vostri sono piccini. I miei sono magnati, i miei erano grossi. I miei sono. Ma sembrano delle lingue. Che succede? Parliamo di Jeffree Star e Jeffree Star Cosmetics. Ok. Nel mese di maggio è uscita la nuova collezione di Jeffree Star Cosmetics, che è la Cremated Palette e la Cremated Collection. È successo un putiferio per il nome, per il concetto della nuova collezione, che appunto si chiama Cremated, che in italiano vuol dire cremata. Ovviamente in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, diciamo che ci si è tanto lamentati del fatto che è poco delicato, non è il momento, però ovviamente tutte le persone che un minimo capiscono, hanno di questo mondo, del mondo del beauty, sanno che il prodotto non è stato fatto in una settimana, è stato ovviamente pensato chissà per quanto tempo e era già stato fatto e tutto quanto, cosa fai? Cioè non la fai l'uscita? In più io devo dire onestamente, sì, magari può essere di cattivo gusto, però innanzitutto in America c'è un'enorme cosa che è quella che il black humor, che in Italia non è così tanto culturale come in America, cioè lì sono proprio molto molto pesanti con il black humor. Goodbye. Ma si è spenta la luce mentre stavo dicendo questa cosa, no? Parliamo di morte. Fantasmi nel mio mukbang. Hashtag emotional. Sono venuti a trovarci, spooky. Black humor e non black humor, io non la penso tanto così. Okay. L'ho presa più come un proprio un... Raga, i nomi secondo me sono geniali. Allora, sì. Cioè, allora, si chiama Cremated. Quindi ovviamente, cioè... Raga, è una palette che è incentrata comunque sul tema morte. È come... Esatto. No, però è letteralmente come se tu fai una palette e la chiami morta. Tipo come quando lui dice, quando lui una cosa gli fa... Ah, sì, perché in americano... I'm Cremated, I'm deceased, I'm dead. Quindi la chiamata Cremated, come noi diciamo, raga, morta. Poteva chiamarla anche deceased. In realtà uno dei nomi degli ombretti è deceased. Quindi cioè comunque voi non vuoi... Se mi poteva dare il nome Cremated a un ombretto. Non lo so, raga, per me. Vabbè, io non posso. Poi ci adoro Jeffree, raga. Per me è genio. Cioè, per me è geniale. Ovviamente. Bisogna prenderla per quello che è, senza malizia. E capire che. Vado, purtroppo sei bella. Da bere, amo, sto morendo di sete. È quell'acqua? Non c'è la Coca-Cola? Ma siamo sicuri che non c'è niente nel frigo? Siamo. Cioè, tu non metti bibite nel frigo? No. C'è stata una grande brisa. Era subito danza media. Sto ubriaca. Sto proprio ubriaca. C'è stata una grande brisa. Il ghiaccio c'è. No, ma noi non dobbiamo bevere dal frigo perché mio zio è morto così. Eccoci qua, Cremated. Questo è black humor, guys. In più Jeffree poi ha spiegato comunque la situazione. Come stavo finendo di parlare io? Finito. Amore, tutto in faccia, capito? Mi sono già messo il setting spray, no? Grazie. Il mio parere è che sarebbe stata comunque di cattivo gusto in qualsiasi periodo storico, perché è di cattivo gusto parlare di determinate cose. È tabù. È tabù. Che poi secondo me non è tabù, è semplicemente io lo trovo di cattivo gusto, non lo so, comunque non è un argomento felice all'epoca. Non è una cosa per tutti, è una cosa che Jeffree piace. Ognuno ha un rapporto diverso, no? Con
la morte. E quindi, allora, a prescindere dal concetto della palette, secondo me, raga, troppo la palette ce l'aveva già pronta da poi, aprile. Esatto, cioè, se la lasciava rimanere negli scatoloni, raga, marciva. Esatto. Quindi una certa, ha aspettato più che poteva. Volevano che fosse una palette di Halloween, la gente gli ha suggerito di, invece di farla uscire adesso, sarebbe dovuto uscire ad Halloween, però... Jeffrey ha detto che entro Halloween la palette avrebbe cominciato già a degradarsi, sarebbe stata 6 mesi dentro una warehouse, che capisco come ragione, ma in 6 mesi di certo una palette non è che scade, sinceramente. Ma noi capiamo. Io quando ho visto la palette, ho visto il concetto, ho letto i nomi, ho pensato iconic, cremated. Anche io. Sì, amo. Beauty Mortician. Anna Beauty Kill, cioè tutto, è tutta la legacy di Jeffrey. È tutta ma la gente non conosce Jeffrey. Esatto, cioè capito? Io e Ale conosciamo Jeffrey da 10 anni. Cioè io capisco anni. Cosa intende con questa palette. Amo, una persona che lo segue da adesso perché è diventato famoso su YouTube non lo può capire, amo. Amo, c'è una canzone che si chiama Louis Vuitton Body Bag. Period. Amo il sacco da cadavere di Louis Vuitton. Non così. Ma Body Bag, amo il sacco dove ti mettono quando muori. Quello che ti fa la zip. E lui è intitolato cazzo. Detto questo, non parliamo più del brand di Jeffree Star, andiamo avanti, il prossimo scandalo. Vanity is like a funeral and everyone's at my wake. Period. Che è fan di Jeffrey da molto tempo, ce lo scriva qua sotto. Cremere. Bollicciate! Torniamo nel nostro paese, torniamo in Italia per parlare di un altro scandalo che riguarda Ilias Maluma. Adesso non so in quanti ce l'hanno presente o non ce l'hanno presente, ma praticamente è successo che ha fatto delle storie in cui lui era tipo tutto fasciato ad un occhio, che era esatto, in ospedale, e parlava di avere un tumore all'occhio, di dover essere operato. Un tumore all'occhio, amo, è una roba cerebrale. Esatto, una malattia mentale. Una malattia mentale. E quindi diceva, non ce la faccio, c'era scritto nelle storie di Instagram, tipo non posso continuare su Instagram, di qua, di là, non ce la faccio. Vi devo dire addio. E poi c'era un countdown. Ovviamente le due cose un po', cioè, non collimavano, quindi non si capiva esattamente di che se stesse a parlare con sto countdown. Magari uno pensava sia un'operazione, una cosa importante per la salute, invece. E invece succede che praticamente si scopre che lui ha fatto tutta quanta questa storia come metodologia per far andare in hype il suo primo singolo. Non ci sono parole, amo. Cioè lui ne ha fatte veramente tante, ma questa. Cosa crede, amo? Ma il cattivo gusto, ragazzi. Amo il grottesco. Non è normale, ragazzi. Amo il Robo Amarek. Amo il grottesco. Il discorso è che poi, cioè, fa tutto bene. Ma oltre già che è un problema e non è una cosa normale farlo, non era neanche una sua canzone, ma era un remix di una canzone che si chiama, prodotta da Macete, che si chiama Yoshiki, e lui l'ha chiamata Soshika. Dai, non è vero. Soshika. Soshika una cagata. Oltre a dare una beffa, questa canzone gli è stata bloccata su YouTube per content copyright. Pure. Rivendicato da questo Macete, che è il produttore della canzone originale che lui usava per farci il remix. Quindi io quello che dico esattamente è: come puoi fare una roba del genere? Possiamo dire che è il karma. Cioè, sconvolgente tipo la serietà con cui lui dice e fa certe cose. Cioè, non è normale. Ah, raga, che io passerei al prossimo perché è veramente greve, grottesco. E... è pure brutto parlarne, cioè, tipo, sì, anche di cattivo gusto parlarne. Non è che il non c'è poco da dire. Non, cioè, c'è niente, non ho niente di carino da dire, non c'è capito. Sì. Non ho veramente. Perché è veramente vergognosa una cosa del genere, raga. Cioè, non. Ma ce lo dico se è vergognosa. Passiamo al prossimo scandalo. What the fuck? You tell us, honey. No. Ma se mangiamo una ciambelletta. Cheers, honey. Cheers, bitches. Yeah. Yes. Ice time. Cremated. Passiamo al prossimo scandalo, che a quanto pare la nostra amica Ale. Allora, io in realtà non mi sento di dire tanto, semplicemente perché non potrei essere neutrale, perché Ale is one of my best friends, lo sapete. Ovvio che siamo di parte noi, ragazze. Esatto. Ma sì, perché, cioè, ci faceva troppo ridere. Fa ridere il fatto che non sia in scandalo. Cioè, infatti ho detto anche ad Ale, onestamente non avrei neanche menzionato se Ale non fosse stata ospite di questo video, no, perché era per scherzo. Cioè, ci ha fatto troppo ridere che Ale sia stata tema di discussione per così tante persone per il video che ha fatto, che se me è semplicemente un è stato un po' frainteso, cioè si è voluto vedere i gossip dove non c'era. Ma è ovvio che alla fine la cosa che più juicy, diciamo, del video alla fine è stata sempre, cioè,
Sì, però io mi sento di dirlo anche pubblicamente perché ho fatto i complimenti ad Ale in privato, perché Ale secondo me si è molto aperta e è stata, ha fatto del lato di sé che non ha secondo me mai mostrato sul web, perché può, cioè magari sicuramente è tanto superficiale, lo è, vi assicuro, anche nella vita reale. Però è anche tanto quello che vedete, cioè nel senso si è tanto aperta, ha parlato onestamente, sarà sincera. Non c'ho manco l'antidiabetico. Non c'era bisogno di fare del drama su un video che era semplicemente onestà. Da Gentano è rimasto un po' interessato poi alla fine fondamentalmente da quella storia lì che ho raccontato della mia esperienza di vita, no? Vabbè, ci sta. Perché poi un po' sempre attira sempre l'attenzione. Sì, drama, sì. A me la cosa che interessa è che poi alla fine si sia capito tutto in quello che intendevo. Perché poi alla fine la cosa principale che ha fatto chiacchierare del video è stata quella storia. Quindi. Comunque ragazzi, lo scandalo finisce qua. Noi speriamo di esservi stati di compagnia, di avervi strappato un sorriso, di avervi spillato il tè. Se avete sentito altri scandalo, fateci sapere qua sotto. Fateci sapere cosa ne pensate voi assolutamente. Lasciateci un pollice in su, iscrivetevi al canale, andate a seguire su Instagram. Dai, saluta le nostre amiche. Vi salutiamo, vi mandiamo un bacione enorme e niente. Ciao!